Ora parliamo di un anniversario triste. Domani saranno 23 anni dalla uccisione di Santa Scorese. La giovane aveva 23 anni quando fu accoltellata a morte sotto gli occhi del padre dal suo stalker. Lui ne era ossessionato, l'ha perseguitata per 3 anni, non accettava che la ragazza volesse farsi suora. Vediamo il servizio che ricostruisce la storia di Santa e poi ne parliamo con un ospite in studio. Vediamo. Santa Scorese, giovane di Palo del Colle nel Barese, aveva intrapreso un cammino di fede molto forte. Probabilmente sarebbe diventata suora. Aveva 23 anni quando fu uccisa da Giuseppe, il suo stalker. Lui non riusciva ad accettare che Santa non sarebbe stata mai sua. La perseguitava, la controllava, la seguiva ovunque, fino a quando la sera del 15 marzo del 1991 la accoltellò a morte. Quella sera Santa stava tornando a casa dalla parrocchia. Era in auto, da sola, cosa molto rara visto che in precedenza aveva già subito un'aggressione dal suo aguzzino. Giuseppe l'aspettava sotto casa. Qualcuno citofonò, probabilmente proprio Santa, che cercava aiuto. Non ricevendo risposta, suo padre si affacciò al balcone e assistette alla scena dell'omicidio. Giuseppe stava infliggendo numerose coltellate nella schiena della ragazza. Subito il padre, poliziotto, si precipitò in strada e sollevò l'assassino dal corpo della figlia. Poi la corsa in ospedale, dove per 3 volte la rianimarono e per 3 volte lei collassò. Santa Scorese è stata dichiarata serva di Dio. Presto dovrebbe essere proclamata beata. La sorella maggiore, Rosa Maria, ne custodisce gelosamente il diario. Il killer, Giuseppe, non era l'innamorato respinto, come si è scritto e detto erroneamente. Santa non lo conosceva, l'aveva incontrato per caso mentre andava a far visita al parroco della cattedrale di Bari. Da quel momento, per 3 lunghi anni, fino all'assassinio, lui divenne il suo persecutore. E dunque domani ricorre questo anniversario, ne parliamo con Rosa Maria Scorese, che è proprio la sorella di Santa e che è qui a Bari perché c'è stata una iniziativa questa mattina in una scuola per ricordarla. Ne vogliamo parlare? Sì, certo, stamattina è stato veramente emozionante perché in realtà siamo tornati in quello che era il liceo in cui Santa ha studiato, il liceo Flacco, e che ha voluto nell'ambito dei festeggiamenti o comunque degli eventi previsti per gli 80 anni della scuola, ricordare questa ex alunna, sempre alunna speciale, sì. E una cosa che ci ha riempito veramente come famiglia, ma come comunità degli amici, e la postulazione per la causa di beatificazione, veramente di grande gioia, soprattutto perché i ragazzi sono stati molto motivati alla conoscenza di quella che è la tragedia sicuramente di Santa, legata al fenomeno sociale che allora non era considerato stalking, ma che era un'autentica persecuzione, e soprattutto a quello che è il messaggio che poi la storia di Santa vuole comunicare, vuole essere in realtà un monito perché le cose possano veramente cambiare rispetto all'epoca in cui la persecuzione di Santa era veramente considerata come una storia così di una sorta di delitto passionale. Sì, che in realtà allora, non posto è stato. Che nel frattempo anche per fortuna la definizione di delitto passionale è stata cancellata perché una passione non può motivare un delitto, quello che voi avete sempre sottolineato è che, così come noi stessi abbiamo detto nel servizio, non si è trattato di un ex fidanzato respinto, di un amore respinto, ma di un perfetto sconosciuto che si è invaghito di questa ragazza e ne ha fatto il suo bersaglio. Sì, di persecuzione. Di persecuzione, cioè che cosa è successo in realtà? Santa in realtà appunto non conosceva affatto quello che sarebbe stato poi il suo assassino. Era andata una mattina in cattedrale qua a Bari a trovare il suo ex insegnante del liceo, Don Carlo Colasonno, che era il parroco appunto della cattedrale, per poter chiacchierare serenamente, considerato che lei stava facendo una scelta anche vocazionale. Sì. E quindi era un momento per ritemprarsi, per ricaricarsi, come amava dire lei. E lui l'ha seguita su via Sparano fino in cattedrale. Era noto anche agli ambienti della chiesa, ma Santa non ne aveva assolutamente nessuna idea, perché aveva delle idee farneticanti che così esplicitava sui muri della città, eccetera.
eccetera. E quindi da quel momento in realtà lui ce l'ha avuta con Santa in quanto donna di chiesa, donna che stava operando una scelta, la riteneva bella come la Madonna, e lui scriveva nei suoi biglietti, che oggi chiameremmo, appunto, cioè conosciamo come messaggi di stalker, scriveva che era lui il figlio di Dio, era Gesù Cristo, era Dio stesso, e da quel momento in poi per 3 anni ha seguito ogni momento della vita di Santa, che in quanto invece persona che amava essere libera, si è sentita braccata ed ha vissuto 3 anni di quotidiana persecuzione. Noi non abbiamo purtroppo proprio oggi tanto tempo, e quindi quello che voglio chiederle, al di là di tutte le iniziative, dei libri che sono stati scritti, certo, su di lei, sulla sua storia, il ricordo che lei ne conserva, cioè il suo ricordo più prezioso di Santa, qual è? Allora sì, la sua tenacia innanzitutto, e l'ultimo sguardo che ci siamo scambiate mentre ricoverata appunto d'urgenza al policlinico, ci siamo riaffidate all'Immacolata a cui eravamo appunto consacrate. E la forza, proprio questo suo voler essere tutta per un ideale, questa sua voglia di appartenere a Dio, che è il testimone soprattutto che lei mi ha passato e mi ha lasciato. E quindi con lui è di sicuro santa, di questo siamo proprio certi, che sia beata o no, lo ha dimostrato con i fatti di esserlo, con la sua tenacia. Grazie ancora a Rosa Maria Scorrese, noi continueremo a seguire comunque le vostre iniziative, noi andiamo avanti con il telegiornale.